Impossibile capire cosa sta succedendo. Questo è Darwin Harbour, piena di barche. Poi la Chelsea Life. Questa è Martina. Martinon. Qua tutte persone che non si capisce da dove sbucano. Tutte incostumate. Questo è proprio il dialetto. Questo è Freddie Mercury. Che ne pensi? Pensavo di modo che prima di quel video voglio assaggi la pizza. Dai, questa pizza fa un po' cagare. Credo proprio. Quindi ora andiamo sotto a tutto questo gigantesco acquario. Poi ci stanno le scale e tutto quanto. E passiamo sotto il tunnel e poi sbuchiamo fuori da sopra. Wow. Infinita, vicinissima. E ora andiamo a sbucare fuori, cioè sopra il tunnel, che è pieno di roba, è pieno di roba in vasca. È una vasca dove ci stanno tutti questi pesci, la vedi dall'alto. E niente, è una figata. Quanti ce ne stanno? 2-3. Ci sta questa e quella con gli squali. E oggi coccodrillo. Infinito coccodrillo. Oggi andiamo a vedere i pinguini, perché l'ultima volta che ci siamo venuti non erano disponibili, insomma. Se mi casca il telefono è finita. Ci buttano i pezzi di insalata. Sono delle vasche enormi. È bello quello. Penguins che nuotano. Certo che sono belli, io ti fanno delle cose fine. Guarda, cazzati come una iena. Sembra che fanno tipo un flash mob dove stanno tutti veri. No, si muovono. Sì. Guarda lì. Arriviamo, non vi preoccupate. Sì.
guardali, perché sono su queste pietre? Questo sta a guardare il cielo. Perché sono su queste pietre? Eh? Guarda che belli! Che favorito! Life è finito e insieme a T-Life puoi andare a visitare, sono tre attaccati, lo zoo, Wildlife e il Madame Tussaud, che è il museo delle cere, e puoi visitare tutte queste cose con il Merlin Pass, che è un pass annuale che costa $80 e puoi entrare a tutte queste attrazioni quante volte ti pare, altre attrazioni tipo il Sydney Tower High, che è la torre dove insomma c'è tutta la vista su Sydney, e inoltre su questa torre c'è pure un posto dove andare a cena che costa uno stracco, però è molto figo perché ovviamente ceni con la vista, $100, però ceni con la vista, ne vale la pena.